Allora, vince Cleglie, nata San Nicolò d'Arcidano, il 2/10/1929. Nel 29, chi erano i suoi genitori? Mamma si chiamava Antonia Boassa, figlia di Stefano e di Rosa Ariu. E mio, pa e mio padre, Niccolò Felice, figlio di Pietro e Francesca Loro. Che ci... Quanti figli eravate voi? Sette, quattro femmine e tre maschi. Di cosa si viveva in famiglia? L'agricoltura, Mi racconti? si viveva. Mio padre però aveva fatto anche la guerra e alla fine della guerra l'avevano richiamato. Non era in guerra quando è cominciata la guerra, perché era già un signore. Non era più un ragazzino, e allora Giusinta richiamauso del dopoguerra, perché venivano i piemontesi, venivano spiemontesi, mica i Sudrigu, da noi, poi non c'era dove c'è la casa parrocchiale, venivamo via su Monte Granario, e tutti quelli compreso noi, c'era l'aia comunale lì che si dreva su Rigo e tutto, comprende? E si votava quando misuravano gli insudanti che si depiva a tessera, era tutto, anche il grano, due per esempio per macinare il grano e l'altro a comprare il pane, non lo lasciavano tutto perché lo spedivano dove ce n'era di meno, comprende? E c'era Fiat Ici, via tutto, e poi sul dopoguerra gli interchiamavano a Babbo, ed era Santa Teresa di Gallura, sempre per questa storia che venivano piemontesi a prendere il grano e portavano delle armi, così, Dopo la guerra, per dopoguerra, il dopoguerra, sì, dopoguerra, subito dopoguerra. quanto tempo era rimasto? Quanto tempo era rimasto? E qualche mese più, di più. Armi Quindi i piemontesi scambiavano armi per grano, per grano. capito? Perché c'era la fame, anche qui c'era la fame, anche non aveva niente. Però in Sardegna si produceva molto grano. Si conosceva, ma tutti non ce l'avevano, tutti. Lei, quando era bambina, intanto che scuole ha fatto? Che cosa ho fatto Di di scuole, classe? sì. La quinta elementare di allora. Di allora. E c'erano molti bambini? Sì, che ce n'erano molti bambini. Io mi ricordo bene che, insomma, non è per dire che ero più bravo degli altri, ero bravina a scuola. E allora chiedevano tante cose di storie, cose. L'insegnante aveva chiesto quando era il giorno che i soldati sbarcarono al Piave Momromorò. E c'era la mia compagna quando era il giorno, e io mi ricordavo bene, era 23 maggio di quell'anno, e la mia compagna di scuola non aveva saputo, non sapeva, io glielo avevo scritto nella mano mia. E lei ha risposto, però l'insegnante si era accorta e ne aveva perso due a me, anziché a lei. Ha visto come sono le cose. Quindi le piaceva studiare. Sì, no, a noi piaceva tutti, tutta la famiglia, Tutti. tutti, anche mio padre. Mio padre era dell'Ottocento, mille, però era la fine dell'Ottocento, 1898. E sua mamma? E mia mamma 1900, 1896, 2 anni più grande era mia mamma. 2 anni più grande. E avevano, che classe avevano fatto loro invece? Come? Che scuole avevano fatto loro? E poverina mia mamma dice che non aveva fatto niente, l'avevano imparata quando, siccome le era morta la mamma, Candu Denia, noi annusu, mamma. E allora è rimasto con il padre, e allora erano tempi duri. E mi aveva fatto capire che abitavano qui, la mamma era morta dall'asiatica, e avevano venduto le cose per curarsi. Dicendo.
Lui è il secondo, dopo la femmina, era guardia di finanza pure lui. Adesso è in pensione, però è andato prima del tempo perché facevano un ginocchio e ho operato un orecchio, capito? E Allora, quindi. signora, torniamo alla vita di quando era bambina. I suoi genitori sapevano scrivere e leggere? No, no, mio padre sì, mio padre da bambino, da ragazzino, andava ad aiutare uno zio a raccogliere le pecore, per mungere le cose. Era ragazzino scalzo, come mi raccontava, e con un quaderno in mano, però il mio nonno, il fratello, che era a casa del fratello per aiutare a raccogliere le pecore, per mungerle, capito? Allora questo mio nonno diceva al fratello: sì, io te lo mando aiutare a te, però all'ora della scuola lo devi lasciare andare. Allora mio padre, scalzo, una pastina d'acqua così, e con un quaderno in mano e una matita, andava a scuola. Lui le ha fatte tutte le scuole. Era anche nella giuria delle cose che succedevano qui, non paese, era più avanti, Terra Alba. Succedevano delle cose, adesso non mi viene la parola, non mi viene la parola. Invece sua mamma era analfabeta. Eh? Sua mamma era analfabeta invece. Sì, ecco, stavo dicendo quello. Mia mamma, allora, anche da ragazzina a 12 anni, era andata a Sicilia a lavorare, erano andate tante ragazze di qui, più grandi di lei, e allora aveva fatto il posto in una famiglia, e dice che aveva 12 anni, sono andata a Sicilia. In In Sicilia. Sicilia, sì. Infatti mio figlio, il piccolo, che sta a Torino, anche lui fa la guardia di finanza, sono andati in gita e hanno trovato questa casa dove era mia mamma. Ed era l'insegnante, la padrona di casa, dove è Sì. andata lei a lavorare, era insegnante. Non sapeva né leggere né scrivere. Allora quella signora le aveva detto: se mi fai un lavoretto a me personale, io ti imparo a leggere e scrivere. Siccome aveva avuto un bambino, c'aveva la mastite, c'era il latte che non lo potevo tirare più col tiralatte, che si chiama. E allora lei lo succhiava e lo sputava un piatto. L'ha guarita così mia mamma, e l'ha imparata a leggere e scrivere questa signora. Ha Che visto? storia. Quindi Ha visto? sua mamma faceva questa cosa di toglierle Togli il latte succhiandolo. il latte? Del Sì, petto, perché non usciva con il tiralatte. Se mi fai questo lavoretto, io ti imparo a leggere e scrivere. La maestra era la padrona di dover lavorare, hai capito? aveva imparato così, Ha scusi. imparato così. Bene o male, sapeva scrivere, sapeva leggere. Invece, Clelia, lei come se la ricorda la sua infanzia? Io me la ricordo di lavoro, giocavamo dopo la scuola, con le amiche di scuola ci riunivamo e facevamo dei giochetti che si usavano allora, con la pietra, su Sagampan, tutte queste cose, Come capito? erano i giochi, me li spieghi? I giochi con una pietra, si faceva il disegno su giochi Sagampana, si vedesse la linea e c'era. Prima gazzella, seconda gazzella e terzo. E poi c'erano tre segni, che questi erano i gradini a chi arrivava a salire lì con la pietra e col piede, capito? Giochi, così. E poi un altro gioco? Poi altri giochi? E cuso bicuso, pietrine tonde, Come si diceva questo? su giove e su bicuso, adesso bicuso, a bicuso, si tirava così. Quando erano cinque, uno doveva rimanere fermo, e cinque, sei erano, uno fermo e uno. Se tu ci riuscivi a far salire su questo senza arrivare a un altro dove era il primo, allora avevi vinto. Giochetti. Poi un altro gioco ancora? Quello del Sagampana. Quelli due erano. E quelli due e anche altri, Le però. Ah, bande. qui in piazza di Chiesa, non lo so, che io sono da tanto, che ci sono ancora delle piante, piazza di Chiesa di qui. C'erano due a una parte e due a un'altra.
perché alla parte c'era la casa parrocchiale, c'era il coso granario, e all'altra parte c'erano delle aule, una grande che io sono stata bidella nel comune e cose, e quelle scuole le conosco abbastanza bene. Avevo fatto scuola, ufficio ambulatorio. Poi me lo dice questo. Dopo glielo dico. E allora c'erano queste piante, due, una si metteva in una pianta e una nell'altra, e una rimaneva in mezzo. Seda ceddu, seda ceddu, vai angunè, tormi dedu. E allora quelle che eravamo nelle piante, corrivamo, se riuscivi a arrivare alla pianta dove era l'altra, una rimaneva sempre fuori. Hai capito? Ho capito. Questi giochetti così. Però eravate felici. Sì, sei felice, troppo, anche troppo. Se va bene. Anche c'era, chi era anche con la roba da mangiare, perché non c'era manco il pane a certa gente. In casa mia c'era tutto, grazie a Dio. Lavorava mio padre, noi avevamo Suo padre detto. aveva terre? Eh? Aveva terra suo padre? Sì, le terre ci sono ancora. Certo. E cosa coltivava? Il grano? Grano, fave, piselli, avevamo dei vigneti Le pure. vigne? Adesso ce li abbiamo tutti noi, uno ciascuno. Una ciascuno. Senta, Flavia, e invece animali ne avevate? Maiali, lui aveva carro di buoi. Prima lavorava ai tempi dei Mussolini, a Arborea, dove ci ha fatto la casa Mussolini. Non lo so chi è passato in voi, no? Ha visto la palazzina di Mussolini. Allora era operaio in quelle terre che avevo spiantato e coltivato Mussolini. E c'erano gli La operai. bonifica, insomma. La bonifica, sì. Veramente si chiamava bonifica. Quando andava a lavorare mio padre, si faceva la bonifica. Lavorava, c'erano dei quadretti, tutti fatti a quadri, E sì. dopo la guerra? Dopo la guerra l'avevano richiamato di nuovo mio padre, per Ah, quello che ho certo. detto prima, E che poi veniva. aveva anche una pensione di guerra? No, No, nulla. pensione di guerra. Mio padre lavorava, lavorato fino alla fine, diciamo, la pensione l'ha avuta quando era vecchio, del suo lavoro. Nella sua famiglia, suo padre da ragazzo o anche suo nonno o dei suoi zii, c'è qualcuno che ha emigrato? Che ha grado? No, che ha emigrato. Ah, emigrato? No, mio padre è andato fuori a lavorare, però più di questo paese, non ricordo, però ha fatto il militare che era fuori, però è andato a lavorare a Bugerro, oltre, è sempre in Sardegna, In miniera? Bugerro, e miniera, però non c'era rimasto perché la miniera non gli è Non gli piaciuta. piaceva. Preferisco lavorare in campagna. E allora piano piano adesso aveva un po' di terreni, mi compro i buoi e mi faccio carro di buoi e allora comincia il tran tran anche per Clelia, capito? Perché? Dopo la scuola, perché facevamo la legna, perché allora si va via su mai, si cucinava lin, tutta lin. E allora mio padre si è comprato sugar e boi, si andava a mettersi lì, Chi andava? che mio padre, io e anche mia madre facevamo delle fascine di legno, mio padre la spiantava con il picone e io la portavo su dal monte a Razzala Saic e facevamo delle fascine, delle fascine, che si capiamo su giunco e mangiare mia, come ti viene. Quanti anni aveva lei, Clelia, quando ha iniziato a fare questi lavori? Io da 8 anni ho cominciato a lavorare. I vigneti che avevamo qui, ancora mio padre non lo tenia su garre e boisi, portavamo le vite in testa, facevamo le fascine sul sromento, lo conosci? Sì. Veniva sul sromento e ne ribattiamo la conca, un vascio del sromento. Ora che fascina la conca, avevamo in vari posti dei vigneti. Prima facevamo un vigneto, poi si raccoglieva le viti, su strumento, non era un sagro. Faceva su fascina, faceva su vasce, metteva su conca. Poi mio padre diceva, lui lavorava ancora a Arborea,
Poi, quando è finita la guerra, Mussolini è andato via, ognuno ha voluto restare lì perché sono venuti molta gente di fuori, ha fatto questi quadri, l'hanno coltivato, era una palude, piuttosto palude. Lei a Mussolini lo ha mai visto? In Fotografie, fotografia. Cosa fotografie. si ricorda della guerra qui a San Nicolò? Avevamo paura perché a pochi metri qui a Sacepera avevano fatto anche questa piazzola, forse c'è ancora una piazzola che si nascondevano i militari, si nascondevano. Mio padre era richiamato poi dopo la guerra, a Santa Teresa di Gallura. Marca da Punau prima, Certo, no? sì, E la conosco. richiamava, niente richiamava perché c'era più guerra allora per questo fatto che non c'era niente, capito? Cioè, si stava quasi peggio nel dopoguerra che non. Che in guerra c'era tutto questo tesserato, a chi aveva grano tesseravano il grano, a chi non aveva c'era la tessera del pane. Invece dopo la guerra non c'era niente. Dopo la guerra c'è cioè, sempre quello finché non sono allora aumentate le cose, Cioè, dopo la guerra continuavate ad avere la tessera? La dopo la guerra tessera, una c'è la tessera sola. del pane, per un po' sì, per Ah, un po' sì, per un po' sì. però io sono stata anche a lavorare a Cagliari perché volevo andare a lavorare alle case. E c'era una signora che aveva il marito, il fidanzato in guerra, e allora quella signora mi aveva fatto il posto dove era lei. E lui aveva a Cagliari, lo sceglie a Sì, Castellamare, sì, sì. in Viale Trieste lui aveva il magazzino di generi alimentari, questo signore dove sono andata io, e andavano di paese. Per le provviste Sì. dei negozi, quelli che avevano i negozi, no? Quelle botteghine così. Quindi questo signore aveva un ingrosso, diciamo, a Eh? Cagliari. Questo signore a Cagliari aveva un ingrosso. Sì, c'erano tutti i magazzini di ingrosso in questo Viale Ho Trieste, e si capito. chiamava Fogo, si E lei chiamava. era andata a casa di questi A qua? lavorare a casa A loro, casa che loro. c'era questa signorina che c'era ancora in guerra, era quello, il fidanzato in guerra. E In io guerra. ero la ragazzina per aiutare a fare le cose. 12 Quanti anni aveva lei, Clelia, quando è andata a Cagliari? anni. Oh. Ero grande. Mi ricordo bene che c'era la casa in mezzo di questa, Viale Merello a Cagliari era. C'era la casa in mezzo, c'era il giardino attorno alla casa e c'erano tutte le rose. Per dire che io mi piaceva lavorare anche i vigneti, io avevo detto alla signora, non si può pulire bene queste piantine di rose, perché lo sa fare, lo sai fare, bella mia, 12 anni. Sì. Io faccio anche in vigna. Io lavoro anche in vigna. Vado con mio padre, quello che c'è da togliere lo tolgo. E mio padre è orgoglioso, perché io ero la terza della famiglia. E i ragazzini, i maschi erano piccoli, hai capito? Sì. Lei aveva delle sorelle più grandi? Sì, Due. due. Due più grandi. Ausilia era del 22, non c'è più in vita. E Maria del 24, lei c'è, però dice fuori di testa, E abita. poi dopo di lei chi c'è? Un'altra sorella che è sposata, si chiama Medeo Boas, è in via Cagliari. Un altro fratello, No, fratello. Ah, una sorella una sposata sorella, con Amedeo Boas. sono Medeo Boas, è fratello di Dario, quello che c'è al negozio. Poi ho tre fratelli. Uno non c'è più in vita, è morto da poco. Si chiamava Carlo, Vito e Luigi. E abitano in quel viottolo vicino alla farmacia, non so che ci sia passata. Quindi lei è andata 12 anni a Cagliari a servizio, Sì. quanto è rimasta? Quando proprio avevamo sfollato per la guerra, io c'ero già ben poco lì con questa famiglia.
Allora siamo andate via e siccome lei, la signora, era del paese de Ures, ognuno è andato a casa sua, io sono andata a casa mia, non potevano ricevere anche le serve a casa della mamma che doveva andare questa signora, la signorina che era fidanzata, il fidanzato era ancora in guerra, è andata a casa sua, io sono andata a casa mia. E poi quando sono rientrati a Cagliari non sono più andata io, non sono più andata perché ho lavorato fuori, qui. Lavorato in campagna, in poche parole, aiutavo mio padre per la legna, perché poi mio padre gli avevo detto che si aveva comprato i buoi e il carro e facevamo l'attività della legna, come stavo dicendo prima. E andavo a aiutare mio padre, finché ho trovato il lavoro. E mio padre diceva, quando compi 14 anni, tu vai sempre all'ufficio di collocamento, andavo sempre per vedere se c'era richiesto. Dov'era l'ufficio? Dov'era questo ufficio? Questo ufficio era in Piazza di Chiesa, era anche l'ufficio comunale lì. Io quando sono andata c'era la richiesta per entrare bidella, capito? Scuole, ufficio e mullatore. L'ho vinto io il concorso. Ho vinto il concorso e allora sono entrata a fare questo lavoro. Però il caseggiato scolastico non c'era. In che anno era quando ha vinto il concorso? E mi sa che avevo 16 anni. 16 anni. 16 anni. Anche se eravate minorenni, potevate L'ufficio di partecipare. collocamento si occupava, sì. Io sono andata a 16 anni a lavorare al comune di San Nicolò d'Arcidano. Però non era dove è adesso l'ufficio, era in Dove? Piazza di Chiesa. In Piazza del Mi sa che c'è in un'aula grande che c'erano dei banchi allora a scuola di 3 metri che mi portava mio fratellino piccolo per aiutarlo. E le strade non erano così, niente bianca, sottoterra. E dovevo stare fino a tardi a pulire queste scuole. Quindi lei si occupava della polizia, delle Delle scuole? scuole, dell'ambulatorio comunale, lavavo il camice del dottore, le tovagliette, lavavo i ferri del dottore quando faceva qualche interventino, anzi chiamava a me per aiutarlo, diciamo, di darle le cose. Questo dottore non c'è più, manco lui in vita, si chiamava dottor Maroncio. E in ufficio facevo la pulizia e molte volte il segretario voleva aiuto per qualche cosa e ci andavo. L'impiegato che si occupava di tutto l'altro, c'erano tante cose da fare e mi aveva fatto l'abigiato. Lo sa lei l'abigiato cos'è? No. No. L'abigiato è uno che ha animali per vendere, agnelli, oppure il maiale o cose, andava lì come uno quando muore, una persona. Andavo lì, devo ammazzare tanti agnelli. Come si chiamava questa cosa? Si chiama Sabigiao, abigiato. Ho capito. Lo facevo io, me lo faceva fare a me l'impiegato che c'era. Clelia gli aveva detto, che scuola hai fatto? La quinta elementare. Peccato, se no io ti facevo fare il posto per aiutarmi qui. Lo posso aiutare lo stesso, anche se non mi... io andavo lo stesso aiutato. Allora vieni, mi aiuta a preparare la posta che si spediva ai comuni, le cose, capito? E poi il segretario comunale lo stesso lo aiutavo. E poi il venerdì c'era questo abigiato che i pastori venivano per agnelli, ammazzavano magnelletti. E allora mi diceva, dopo la pulizia, vieni diversa, vestita diversa, ti metti allo sportello per fare l'abigiato. E quando venivano i pastori, sedere per ammazzare gli agnelli, oppure nascevano gli agnelli o maialetti o cose, registrare. Registrare tutto. Sì, E poi registrare. con gli anni hai fatto più lavori di questo tipo? Io ho smesso lì quando mi sono sposata. Io In che anno? ho fatto lavori anche più brutti di quelli, al caseificio. Io c'ero già al caseificio quando io ho vinto il concorso al comune. Lavoravo già in caseificio e non era il caseificio di adesso, acciaio inossidabile, acqua e cose. Era di quelle caldaie stagnate, grosse, che io ci entravo dentro e non mi vedevo. Mamma mia.
con una maglia grossa di ferro lì dentro, manco mi vedevo e raschiavo. Sono stata lì 5 stagioni e non ho perso il coso dell'ufficio, no. Perché io allora avevo detto al segretario comunale, signor Farci, io ho anche un altro lavoro quando ho vinto quello. E sarebbe che il caseificio sono assicurata lì. Posso mettere mia sorella in quei mesi che io lavoro al caseificio qui, questa Cesira che è sposata con Boassa? Sì, l'assicurazione la prende sua sorella e lei l'assicurano al caseificio. E così ho fatto. Per 5 anni ho fatto questo lavoro al caseificio e non sono andata più al caseificio perché l'avevano spostato, perché il locale non era adatto per fare questo lavoro. Perché allora mio padre non mi aveva mandato più. Ho Capito? capito. Questo è una parentesi, ne approfitto della tua bella memoria. Questo caseificio di chi era? Quello era, si spediva, forse avevamo il formaggio, il formaggio, le cascine del formaggio erano di 18-20 kg. E portavano il latte i pastori. Io, a me mi mettevano sempre alla misura, c'era il galleggiante, una misura di 28 litri di latte. Quello che portavo, c'era qualcuno che lo riempiva ed era pesante, poi quello a galleggiante, c'aveva il provino per misurare insomma, la graduazione del latte, penna e per scrivere. Ma quindi stiamo parlando degli anni 40. C'era la guerra in quegli anni. No, no, era finita la guerra, dopo, Dopo la guerra. dopo guerra. Ma sei sicura che non era durante anche? Io non avevo 12 anni quando ero in caseificio, ero già grandetta. Quindi anche dopo, è vero. Quindi E anche dopo i dopo, se ho 16 fatto anni. questi lavori dopo, Ascolta, quindi ascolta. 15-16 anni. Si ricorda per caso quanto pagavano il latte in quel periodo? Latte qualche centesimo, 20 lire, o no, centesimo, a lire era allora. 20 20 lire lire, al litro. 25 lire a litro. Ed era pagato bene, quindi. Si accontentava la gente che voleva il latte per fare la colazione, per i bambini c'era il latte di vacca che un signore lo No, vendeva. ma quando il pastore andava a depositare Ah, il latte. depositare il latte, c'era, questo formaggio si faceva e c'era quello che rappresentava a Olbia, si chiamava, come si chiamava questo, adesso non mi ricordo bene, comunque. Questo rappresentava quando facevamo il formaggio, noi quelle forme da 18-20 kg, ed era pesante a farlo anche. Bolzano, si chiamava Bolzano quello che prendeva questo formaggio al continente, però quello che era lì a Olbia, non mi ricordo bene il nome di Non questo importa, signore. voglio sapere quanto pagavano al pastore Ah, il il pastore, latte. io questo. Non lo so Non lo quanto so. lo pagavano, Non lo so. so solo che noi prendevamo una miseria, diciamo. Infatti, questo che rappresentava quello che rappresentava il signore, proprio quello che era adatto per comprare quello, c'era un altro che rappresentava lui per l'altro, no? Allora lui ci faceva mettere la firma. A noi c'era il tanto di ufficio al collocamento ed era un tanto. E poi, anziché farci firmare lì, si faceva firmare più avanti. E noi dicevamo, ma noi dobbiamo firmare qui, per la paga, per noi. Era poco, non mi ricordo quanto, adesso proprio quello non mi ricordo Era bene. poco però. Era poco, era Quindi poco. vi sfruttavano un pochino. Sfruttavano, certo, quando mai non sfruttavano? Ascolti Clelia, una donna, una ragazza, una donna guadagnava meno che un ragazzo, che un Quasi alla pari, non è che era tanto più, e si andava a lavorare a vigneti, voleva Per andare. esempio,
Se una donna andava a lavorare in vigna, veniva pagata quanto un uomo o di meno? Non lo so, io lavoro in vigna, andavo solo per aiutare qualcuna del vicinato a tagliare uve, non proprio a giornata. No. Se sono andata, sì, proprio all'insegnante, un insegnante, però non mi ricordo, non era tanta, era pochissimo. Sfruttavano, ecco, in poche parole, sfruttavano. Lei è stata E fortunata. sfruttavano anche quello del caseificio. Quando abbiamo detto che dobbiamo firmare qui, come sei assunta? No, qui. Ah, allora è per quello che ci fa firmare qui, che è di meno la paga. Io avevo risposto così. Ah, no, vuoi lavorare qui? Se vuoi lavorare qui, se no ce ne sono altre. E quindi Come avevo sempre. Però il caseificio era troppo pesantissimo, pesante, a lavare queste scine di legno, tutte. invece in comune da bidella è ripagata Il comune da Bidella regolarmente. mi pagavano, però Giusto? io quando sono entrata a Bidella c'ero già nel caseificio, io al segretario avevo detto, mi sa che l'ho detto Sì, prima, direi no? che me l'ha detto, me l'ha detto. Posso mettere mia sorella qui, che io ho un altro lavoro, anche se il lavoro pesante, mi dispiace perderlo. Ascolti quella, però Capito? in comune la pagavano il Sì, giusto, non 4.000 facevano lire al mese. 4.000 lire Sì, al mese, che era buono. allora 4.000. Poi, quando ho compiuto 21 anni, hanno fatto un contratto al comune e mi davano 23.000 ogni 3 mesi. Ogni 3 mesi, Sì, dopo dopo 21 21 anni. anni. E sono rimasta fino al 55, che mi sono sposata, anche dopo sono rimasta. E forse ho sbagliato, che non sono rimasta. Perché io poi non mi sono sposata, mio marito ha lavorato nei pozzi, San Gavino, nelle fonderie, tanti lavori pesanti. Ho sbagliato averlo lasciato quel posto. Lo potevamo fare noi anche, perché mi aveva fatto un contratto per conto mio, in appalto me l'avevano fatto fare questo lavoro, capito? E mi davano 23, gli ho detto prima, ogni 3 mesi. E io allora era poco, poi mi sono sposata, sono rimasta pure ancora a lavorare. E hanno cominciato mia suocera, è poco la paga, non si è assicurata, bisogna comprare tutto, le cose, le attrezzature per pulire, scuole, uffici, ambulatorio, sempre. Come non era assicurata al comune? No. Quando io ho preso questo, prima sì, quando mi davano 4.000, a 21 anni avevano fatto questo contratto. Non era più assicurata. No, era per conto mio, capite? Per quello io avevo lasciato. Mia suocera mi diceva, non sei assicurata, niente, cosa ci fai a fare? Capite? Ho sbagliato invece, perché mio marito ha dovuto andare alla fonderia, invece se io l'avevo preso, avevo fatto. In appalto avevo fatto scuole, uffici ambulatori e le cose si sono cambiate, poi hanno cambiato poi. E io non ero rimasta e l'ha preso un'altra, ma noi allora avevano rifatto, cambiato il comune, cambiato sindaco, cambiato questo, avevano fatto come prima, a me al mese, invece io avevo lasciato perché erano 3 mesi. Era poco, senza assicurazione, dovevo mettere tutto io di tasca mia per le cose serino per la pulizia, allora avevo lasciato. E quindi suo marito era dovuto andare in fonderia? Sì, lui era operaio siderurgico. E non avete vissuto bene lo stesso? Eh? Avete comunque vissuto bene? Vissuto bene, ma erano posti che prendevano delle malattie. Infatti mio marito aveva preso la malattia nel ginocchio, i gomiti, di Che questa. malattia? Non mi ricordo come si chiamava, era la pelle, il coso che lavoravano, il piombo lavoravano. E poi è rimasto lì, io gli avevo detto di non stare più lì, e qui è venuto qui, c'era un signore che aveva comprato una cosa di piante di eucalyptus alla parte andando al mare, e allora l'avevano per mettere queste piantine. Gli avevano fatto un altro quadro
aveva lasciato la fonderia e lavorato così fuori. Questo signore abitava qui vicino, era un impresario, mi aveva detto se voleva lavorare con lui, sì, era andato a lavorare così, ci stavamo così, lavorare a campagna. Suo marito di dove era? Mio marito, la mamma era di qui, il padre invece era di Abbasante, però hanno vissuto molto a Bugero, che c'era la miniera. A Bugero. Infatti mio marito è nato a Bugero, era nato a Bugero In miniera. il 26, Sì. era nato a Bugero e Il poi padre era un minatore. il padre lavorava nel miniere di Bugero e lì c'erano i miei zii, i miei E suo fratelli. marito in miniera? No. Ah, suo marito in miniera? No. Mio marito è andato pure in miniera, però no, io non ho voluto perché come la goccia che scendeva bruciava anche le camicie. E allora lavoro in campagna, ma il miniere no, se no allora ti ammali e perdi la vita Come anche ti è venuta con la goccia? Com'è? te. La goccia di minerale, dice che bruciava anche la pelle, camicia e Ascolti, Clelia, come si chiamava suo la pelle. marito? Pasquale, porco. Di che anno? 26, Del 26. del 26. Allora, quando lei è diventata signorinetta, come si Sì. dice qui, ha iniziato, che ne so, poi lei ha sempre lavorato praticamente, Ma ma manco, torniamo. anche lui però era No, no, un sì, bravo lavoratore. certo. No, no, torniamo a lei. Lei ha sempre lavorato, è stata fortunata rispetto ad altre donne perché aveva vinto No, prima. perché, sa perché? Io quando sono entrata a Bidella, sì, allora sì, perché questo non l'ho preso così io. Hanno fatto la riunione, sono andata all'ufficio del collocamento e c'era questa richiesta per entrare al comune, scuole, ufficio e ambulatorio. E passare la postina pure, anche la Lei postina. la conosceva ai tempi in cui era postina a Prima Nonnis? Prima Nuzia era postina, era lei la postina. Com'era? La postina l'ho fatta per cosa si dice? Perché lei doveva avere il bambino e l'ho fatto io per conto suo. Però lei la postina l'ha continuata a fare, perché era anche lei bidella lì, però con tanti figli non poteva più farlo. Allora io facevo la pulizia del comune e dell'ambulatorio e delle scuole e prima le ho lasciate alla posta, perché c'era lei prima alla posta. E quindi, poverina, aveva cinque figli e non poteva fare tutto quel lavoro. Allora siamo messi d'accordo e prima Nugis aveva preso la postina solo, anche quello ho fatto. Perché se no, no, non ho capito, quindi l'aiutava con la posta? Prima? Ah, no, lì non la potevo aiutare, era lei la postina. Era lei la La postina. postina era rimasta lei e io sono rimasta alla pulizia delle scuole. E prima di fare la postina, prima cosa faceva? Prima non uscì. Cosa faceva? Non lo so, erano gente in E famiglia. com'era prima Nushis quando era postina? Era bravina, no? Non era Andava in giro per in tutto il giro con la paese? borsone, l'ho fatto anch'io per fare sostituire a lei quando aveva il bambino. L'ho fatto anch'io la postina. Com'era? Poi Era faticoso? è faticoso, sì, perché c'era questo borsone con giornali e tante cose, capito? Perché prima ne spedivano molte di cose. Sì, prima c'era la posta. Cosa spedivano? Raccomandate? Tante cose, perché io aiutavo pure l'impiegato, mi diceva, dopo che finisce tutto questo lavoro che ha, vieni verso le 4 minuti a preparare la posta. Mandavano le poste alle province, cose comunali, non lo so, Quindi ce n'era da ce fare, n'era da fare. E aiutavo anche all'impiegato, non è che mi facevo vedere dove dovevo mettere le buste, imbustavo, facevo indirizzi. E poi andavo a portare alla posta, lo portavo direttamente, non spedivo così, alla posta. Andavo e tornavo, poi tornavo
per passare la posta quando prima ha avuto il bambino. Ho sostituito a lei per un paio di figli, due o tre figli, l'ho sostituita, sì. Io Insomma, hai lavorato tanto. ho lavorato tanto, da bambina ho lavorato. Poi però, quando ti sei sposata, ti sei dedicata alla famiglia. Quando lei si è sposata, si è dedicata alla famiglia. Quando, finché ho avuto, no, io andavo lo stesso, anche se andavo a aiutare mio padre. Mio padre faceva l'agricoltore poi, non ha lavorato più da Mussolini perché allora era finita la guerra e non sono andata pure, No, ma manco io a Cagliari ero andata una più. volta che lei si è sposata e ha avuto i figli, è rimasta a casa. Sì, sono rimasta a casa, sì, sono rimasta a casa, però i primi tempi che io mi sono sposata ho continuato a lavorare al comune, a scuole, uffici, ambulatorio per un po' di tempo. Poi quando ho cominciato ad avere la prima figlia, che era quella ragazza che è andata via, allora ho lasciato Ho e mi capito. sono pentita. Mi sono pentita perché lo potevo fare io e mio marito, tutti e due potevamo farlo. Clelia, è importante per una donna l'indipendenza economica? Ma l'indipendenza economica, non lo so, certe donne si mettevano in famiglia e basta. Noi non abbiamo Quasi sempre. fatto separazioni delle cose in famiglia, quello che guadagnava lui, quello che guadagnavo io. Poi mio marito ha avuto amici, avevamo quei pochi di terreni, c'è ancora pure l'azienda di Heraldur, che c'è la cosa e quelli erano quasi della nostra famiglia, si può dire. Conoscevano bene Pasquale c'è tanto tempo lì a lavorare e quindi eravamo Allora, buoni. in sintesi, la sua vita com'è stata? Lavoro, lavoro, Lavoro. lavoro, lavoro, lavoro. Solo quando erano bambini piccoli, allora io non andavo da nessuna, però facevo il pane, non lo facevo qui a casa mia, andavo prima a casa di mamma, c'era ancora mio padre, poi mio padre è venuto un ictus e mia mamma non ha potuto più fare questo pane. Allora andavo da mia sorella e non c'è più manco lei in vita, e abitava in Va bene, però Viale va bene, si Repubblica. faceva il pane in casa. Fece. Ma Clelia, lei si ricorda qualche canzone o qualche filastrocca di quando era giovane? Quale canzone? Qualche canzone, le parole o qualche filastrocca? Adesso in questo momento magari no, però qualche cosa so. Io sono una di Sicilia, quella mi è rimasta sempre in mente. Quando era andata Ecco, io non sono andata in Sicilia, quando mia mamma lavorava in Sicilia. sua mamma, sì. Quella mi ricordo sempre, tutta, tutta no. Gliel'aveva insegnata sua mamma? Sì, dice, perché dice, l'aveva insegnata la signora a mamma, mettevano il ditino l'uno con l'altro, la mano, e dice così. Comare, comare, su birricuddu. Non lo so cosa vuol dire birricuddu. Quando mangiano voglia nuddu, non voglia nessuno, no? Ha finito di mangiare, voglia tutti, mia comare. Che Questo è meraviglia. rimasto sempre. Quando andava mia mamma morendo, e diceva, ma non si giornare adesso, se vi la strocca de Sicilia. E allora, morendo, mia mamma, comare, comare, poverina. Ce l'ha raccontato a me e ai figli di mia sorella, erano presenti. Nonna, dici la canzoncina, un'altra Clelia, canzone. che donna era sua mamma? Brava, buona, buona. Cioè, io ho avuto anche mia suocera qui a casa. Ma le donne prima lavoravano molto? Eh? Le donne, come sua mamma, no? Lavoravano molto? Sì, facevo il pane in casa, sì, pulivo il grano, si andava a macinare il grano, si faceva la farina, che è Si andava tutto, a lavare i panni. a lavare i panni al fiume, anche lì dove c'è il giardinetto, c'era una palude,
andavamo, c'erano dei fossi e c'era l'acqua un pochino lucida, si andava, si girava la civetta, era un oso, se civetta, la conosci? Sì. Quella di terracotta. La girava, dice, faccia qua, spagna, non so. E io sono andata nel 41, quanto avevo, 12 anni, è nato un fratellino. Ed era il 10 gennaio, e fratello adesso è grande. E allora mia mamma, che all'acqua in casa non c'erano le comodità come abbiamo tutti adesso. C'era il pozzo, sì, però acqua portabile solo per bere, per lavare i panni andavamo al fiume, oppure a Suovoi, si chiamava Suovoi questa palude, dove c'è i giardinetti adesso qui. E io il 10 gennaio del 41 ho detto mamma, vado io a lavare i panni del bambino. E anda su a voi. No, la mia Friusumeda, mamma aveva avuto questo bambino, e Friusumeda non endiste. Ed era vero, era freddo, nevicava. Che gli operai avevano lasciato lavoro dei vigneti perché non si poteva stare. E mi avevano pure sgridato questi signori tornando di campagna. Te ne vai a casa, te ne vai a casa. Ascolti, Clelia, quando una donna partoriva prima, chi la aiutava? No, c'era l'ostetrica sempre, c'era una signora che andava prima dell'ostetrica. Magari il parto era pronto, a volte era una donna apposta, una Chi donna. era qui? E una si chiamava Celestina e una, poi è morta quella, l'altra si chiamava Enrichetta. Celestina? Celestina, quella non mi ricordo il cognome, quella Enrichetta Murtasa, sì. Erano ai tempi di sua mamma, che partoriva sua mamma? Questa donna era più grande di me No, no, che però è quando partoriva sua mamma che venivano? lei. Prima andava lei e poi nel mentre il padre andava a prendere l'ostretica appatentata Naranta prima, comprendi? Sì, sì, sì. Diplomata voleva E chi dire. era? E venivano di fuori, Di fuori. andavano a Terralba a prenderlo con un mezzo, carretta o carrebosi, andava a Bomino delle ostretiche. E poi una è stata qui, allora questa signora la conoscevo anche, non lo so se sia ancora in vita, perché poi quando è finito tutto questo si è andata a Marrubio a vivere. Non se lo ricorda il nome di un'ostetrica. Quella si chiamava Anna, però non mi ricordo il cognome bene, non mi ricordo. Quando una donna partoriva in casa, aveva paura? E Io ho partorito sempre in casa, anche l'ultimo figlio. tu non avevi paura di E partorire? c'è cioè, paura si ha sempre, però c'era il dottore, veniva poi dopo se avevi bisogno del dottore. Al primo figlio che hai partorito, veniva il dottore? Se aveva bisogno sì, Se se no no, non so, dell'ostetica. chi ti aveva assistito? L'ostetica vera, c'era. E di queste signore che mi dicevi del No, padre? allora io non ho, di quelle non ne ho, no, a tempi miei, tutte le altre, non c'era più nessuno di queste Erano donne. tutti. Ognuno c'era la mamma oppure la suocera, Invece, finché. all'epoca di tua mamma c'erano queste signore del paese Sì, e anche l'ostetrica. l'ostetrica però si doveva chiamare, anche se faceva prima il parto, se faceva prima. Perché doveva andare a prendere la Terralba. L'ostetrica veniva sempre. L'ostetrica veniva, sì, certo, era obbligata a venire per vedere come se aveva già partorito, se no restava lì finché c'era il parto pronto. Però quelle donne si chiamavano prima, come venivano i dolori, la chiamavano e restava. Ascolti, Clelia, e se una donna, negli anni, sempre parliamo degli anni 30, 40, voleva abortire? Ma io questo non lo so perché ero ragazzina troppo piccola, io sono del 29, Non lo questo sai, queste no. cose. E volevo abortire, ma poi dopo, magari a voce così, mia mamma non voleva sentire queste cose, non ne parlava di questo, di nessun genere, Con della vita, te delle grandi. le mamme non
parlavano con le figlie di queste cose? No, 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 anzi, quando sentivano certe cose, cioè c'erano delle ragazze e volevano sapere, però mia mamma, non sono cose che dovete sapere adesso. Questa cosa come l'hai presa, bene o male? Io, quando mi è venuta l'amministrazione, quando mi è venuta l'amministrazione, ero ragazzina, 12 anni, manco pure, e ho visto questo e mi sono messa a piangere. C'era mia sorella, la grande, del 22, che adesso non c'è più, l'ho detto prima. E mi sono messa a piangere e mia mamma con lei mi facevano, che dai, che non è, facevano degli scherzetti. Mio padre era seduto lì, vieni qui gioia mia. Mi ha abbracciato, mi ha detto, tu devi entrare una bellissima signorina. Lasciale dire a loro. Gliel'aveva quasi più spiegato Eh suo sì, padre. no, lasciale dire a loro che stanno facendo scherzi. Ma tu diventerai una bella signorina. Vieni qui, gioia mia, vieni. Mi Me aveva lo preso ricordo, eh? in braccio mio padre. Era troppo buono mio padre. Era intelligente. Intelligente. Aveva la scrittura del prete, come faceva il prete. La seconda elementare. La seconda. E quando andavamo alla linea, lui spiantava, io facevamo le fascine, e andavamo a venderle a Pobilonisi, e io ho preso il carro con papà. Andavamo a vendere le legna. Grazie Clelia, abbiamo finito, grazie, è stata bravissima. Guarda, poi cioè, ne avrei di dire, ne avrei di dire. Grazie. Allora, ha conosciuto suo marito. Ballando in piazza e c'era la festa. Che festa? San Nicolò ci danno, San Nicolò. Era la festa e io da ragazzina, non è per dire, però ero ben. Insomma, ben piazzata, di tutto, ben vestita, perché a me piaceva vestire, anche se lavoravo i vestiti, me li compravo. E suo marito era bello, Ah, anche lui era sì, bello. bello, 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 bello. E anche la canzone avevano messo. A me la prima viola, bella di natura e meglio coltivata. Invece a mio marito l'avevano detto. Pasquale Porco, sempre un dottore, sempre un codrause, appare un dottore, pronto a laureare. Perché lui quando tornava dal lavoro, al ragazzo anche, si cambiava i documenti e usciva con gli amici. E siamo stati così, ci tenevamo anche insomma, vestiti, un vestitino pulito c'era sempre per uscire, Sì. capito? E quindi era bello. Bello, sì. E se la ricorda bene la sua vita con suo marito, no? Una Ah? vita che è stata felice con suo marito. Sì, io sono stata felice e molti, insomma, si allunga la cosa, per lei, per me non fa niente. Io ero già fidanzata con mio marito. E siccome loro sono della parte di Abbasanta proprio mio suocero, poi c'era un fratello a Baulado, e a Baulado c'era un lavoro che è andato mio marito a lavorare, non ricordo, su frontoio ci via, su frontoio dove si macinava la pietra e cose. E allora per un Natale siamo andati dal fratello di mio suocero. E io ero fidanzata, ero ben vestita, una sciarpa bianca, capelli tirati tutti all'indietro, con un streccione grande. E quando sono arrivata lì, poi mio marito aveva un amico che la portava a casa sua, ma lì c'era una ragazzina e questa ragazzina forse era innamorata di mio marito, capito? A Baulado. Mi ricordo sempre questa cosa. E allora mio marito ha detto, eravamo fidanzati, andiamo a casa di questo amico che mi accolgono sempre e ci voglio andare, e così ti presento a loro. Ma questa ragazzina forse era presa, ma cotta per lui. E lei si ricorda questo. E allora
Mamma, mamma, vieni la ragazzina, vieni, vieni a vedere chi c'è, vieni a vedere. Io sono rimasta nella prima stanza, in sala d'aspetto, diciamo, e mio marito che c'aveva confidenza è andato fino in cucina. No, mamma, vieni a vedere, c'è Pasquale, c'è Pasquale. E era, Pasquale, ciao, ciao di noi, ciao di Gunrai. E poi sono venuti nella sala d'aspetto, no? E c'ero io lì. E lui ha detto, lei è la mia ragazza, ma questa qui si è fuggita come un raggio. C'era rimasta male. È rimasta male. E cosa gli hai preso? Ho detto io, ma questa ragazzina, ma ci stava andando Pasquale, ha preso. Allora la mamma gli ha detto, Pasquale stai qui. Forse lei aveva capito la mamma che si era innamorata già di Pasquale. Va bene, grazie. Hai visto quante cose, le cose che succedono. E quando portavamo la legna a Pabellonesi, già detto prima, no? Dopo spiantavo, facevo le fascine, poi andavo, facevo, ho preso mio padre. E Me come l'ha sono? detto, me l'ha detto, me l'ha già Ma detto. no, gli ho detto, siamo arrivati lì a Pabellonesi, mi ha detto mio padre, e a quale parte andiamo? A questa, a destra o a sinistra? Forse è meglio a sinistra, ci sono le cucine lì, magari la veniamo meglio, no? Vabbè. Ma strada facendo ho visto vasi, civeggias, broccas in una razza. Ma forse la veniamo qui, cioè, deve essere la fornace qui, ho detto. E ho chiesto, signora, signora, noi abbiamo un carro di fascine, se vi servono. Allora lei ha chiamato il marito, vieni, vieni a vedere che c'è un signore che ha le fascine, se le prendiamo, ho detto. Come è uscito questo signore? Sì che le prendiamo. E mi fa anche il favore, mi riporta un giorno sì, un giorno no, un carro di legna. Fatto la piazza pure lì. Perché avevano la La fornace. fornace, facevano Appunto dei vasi. le vendevate, se non ricorda le fascine. E 20 e qualcosa. 20 lire. 20, poco più 25, belle grandi, quando ero su Tasinale, sono un sogno, è lungo, in tre posti, oppure che sono lì, fu bello, lo stesso fu bello. Su.